Ragazzi, la NBA mi ha spedito un pacco. Scopriamo insieme cosa c'è dentro, direi. Buongiorno ragazzi, con mia grande sorpresa è arrivato a casa un pacco da parte della NBA. Sì, ragazzi. Adam Silver mi ha spedito un pacco e badate bene, dentro non c'è Markel Fultz, il vero pacco degli ultimi anni. Io direi di andare a vedere insieme che cosa c'è dentro, evitando tutta la parte, sapete, di quei canali che sbustano, tagliano, tirano fuori. Semplicemente l'ho già aperto e andiamo a vedere che cosa troviamo dentro. Ragazzi, eccoci qua. Il pacco è questo qui. Hoop Cities. Vediamo che c'è dentro. E allora ragazzi, allora c'è un cartone per metterci i popcorn. Ragazzi, un cartone di Hoop Cities per metterci i popcorn. Poi c'è. No! Una coperta! Cioè, ragazzi, cioè, una coperta dell'NBA? Che figa... Adamo, grazie, Adamo. E due bicchieri. Due bicchieri per le bibite con relative cannucce, signori. Cioè, mi stanno praticamente invitando a guardare questa roba qua. E allora andiamo a vedere cos'è questa roba qua. In Italia in generale, a un bambino che viene dato un pallone, il bambino lo calcia il pallone. Qui a Bologna lo prendono in mano. Una città che appunto ti ricorda tutte queste grandi rivalità come nessun'altra, credo in Italia. You have the whole world right here in Bologna. Per me il basket è tutto. E sti cazzi. Il trailer bruttino non è. Quello che abbiamo appena visto insieme è il trailer ufficiale della puntata dedicata a Bologna della nuova serie, anzi docu-serie targata NBA, ovvero Hoop Cities. Si tratta di una serie prodotta interamente dalla lega più amata al mondo, almeno per quanto riguarda me e il basket in generale, la NBA. E si chiama, come detto, Hoop Cities. Sono 8 episodi, ognuno dedicato a una città diversa a livello di Europa. Che città sono state prese? Quelle che vivono basket, quelle che mangiano il basket, che respirano basket. Quindi per l'Italia è stata scelta giustamente Bologna nella speranza che in futuro altre città possano arrivare a ricoprire il ruolo di bandiera del basket in Italia. Tra l'altro, vista la recente vittoria della Virtus in Supercoppa LBA, direi che non ci azzecca nulla di meglio che una puntata su Bologna. Come anticipato, la serie è totalmente prodotta dalla NBA ed è dedicata a 8 città europee che vivono di basket, partendo da Belgrado, quindi Serbia, passando per Bologna, Italia, Colonia e Leverkusen, la Germania, Istanbul, la Turchia, Kaunas per la Lituania, Parigi per la Francia, Siviglia per la Spagna e Thessaloniki per la Grecia. Le città sono 8, le puntate sono 8, ma dove le trovate? E qui, signori, arriva la parte bella, perché le trovate unicamente su NBA League Pass. Ho capito, ma se non sono abbonato a NBA League Pass, non temete, signori e signore, perché in descrizione trovate un link per avere l'NBA League Pass gratis per 7 giorni. 7 giorni sono sufficienti a per vedere tutta la docuserie Hoop Cities, se ne avete voglia, B, per vedere tutto il panorama dedicato alla NBA che trovate in League Pass. Ragazzi, è un'opportunità da non perdere e soprattutto vi invito a questo punto a venire su Twitch giovedì sera
29 settembre a partire dalle ore 22 per fare un bel watch party insieme sul League Pass della puntata dedicata a Bologna. La guarderemo insieme su NBA League Pass commentandola in tempo reale su Twitch e poi ci mangeremo i popcorn, ragazzi. Il popcorn e le bibite sotto a una bella coperta di lana. Che figata.